Quando la sciarpa preferita, la mia sciarpa preferita, è perfetta con il tema. Ciao, io sono Emi e parlo di scrittura e oggi parleremo di scrittura in relazione alla comunità LGBT. E qui la domanda può sorgere spontanea ed è più che comprensibile, ma che cosa c'entra la scrittura con la comunità LGBT? Per rispondere prendiamo due concetti fondamentali: perché leggiamo e perché scriviamo. Perché leggiamo? Per divertimento, per intrattenimento, per evasione dalla realtà e chi più che meno per empatizzare e per rispecchiarci e riconoscerci in altri personaggi, altri racconti e altre storie. Però guardando i prodotti letterari, i romanzi, anche i prodotti audiovisivi, i film e le serie televisive, ma questo è un altro discorso. Non ci sono molte rappresentazioni di storie a tema LGBT, di personaggi che appartengono alla comunità LGBT, eccetera, eccetera. E già qui abbiamo non uno, ma ben due problemi. Il primo è che non c'è rappresentazione di queste storie, di questi personaggi e di questi temi, quindi si toglie visibilità a qualcosa che fa già parte di una minoranza. E secondo, non si dà occasione a chi fa parte di questa comunità, a chi lotta per queste battaglie, di trovare delle storie che parlino di loro, in cui possano più o meno empatizzare e rispecchiarsi. Davvero, ci bastano, non so, 5 secondi per pensarci. Quanti romanzi e quanti film, quante serie televisive, quanti graphic novel, i prodotti di intrattenimento sono tantissimi, però quanti parlano di una storia tra un personaggio maschile, un personaggio femminile, di una relazione eterosessuale, insomma, di quello che statisticamente è la norma per maggioranza. E l'altro concetto che abbiamo tirato in ballo è perché scriviamo, per tantissimi motivi, per fare tantissime cose, però così a sommi capi lo facciamo per descrivere la realtà in cui viviamo, denunciare qualcosa, evidenziare qualcosa che non funziona, aprire una discussione, aprire un dialogo e parlarne, oppure d'altro canto per dipingere una realtà come vorremmo vederla, come non è, ma come insomma auspichiamo che possa diventare. E così torniamo al punto iniziale, andiamo a chiudere il cerchio. Che cosa c'entra la scrittura con la comunità LGBT? C'entra perché abbiamo uno strumento molto potente tra le mani. Possiamo fare tantissime cose bellissime, che sono quelle che abbiamo nominato un attimo fa, ma soprattutto possiamo raccontare una storia a qualcuno che raramente la vede raccontata e dare un'occasione al lettore, alla lettrice, di rispecchiarsi in una storia che magari o ha vissuto o sta vivendo in questo momento. Parlare di qualcosa, aprire un dialogo, soprattutto quando si tratta di un tema che per appunto una minoranza statistica viene percepito come anormale, quando di anormale non ha assolutamente niente, è importante parlarne, ma è importante anche considerare le intenzioni che ci sono dietro, perché un conto è parlarne perché si vuole parlarne, perché si vuole sapere di più, perché ci si vuole informare, si vuole studiare e si vuole informare. Un altro conto è parlarne tanto per spuntare una casella, insomma, dire, beh, ma questo è un argomento importante, io ne ho parlato. Sì, ma con quale intenzione dietro? Con quante buone intenzioni? O semplicemente perché, ma così l'ho fatto? Questo è il fenomeno del clickbaiting barra queerbaiting. Non parliamone tanto per parlarne, per fare i politicamente corretti e dire fatto, ok, sì, bene. No. Se vogliamo parlarne, parliamone perché vogliamo farlo e perché ci siamo informati. E se non ce la sentiamo di parlarne perché non ne sappiamo abbastanza, ascoltiamo, informiamoci, facciamo ricerche. C'è un mondo. Io spero che l'argomento sia stato interessante e se volete parlarne ancora un pochino o parlare di scrittura in generale, vi trovate su Instagram come Emi Gilderoy e noi ci vediamo alla prossima.